Due mani che si stringono in segno di pace, la dicitura oggi il lavoro si difende con la contrattazione, non con lo sciopero. Un manifesto della CISL con l'obiettivo di dare un messaggio chiaro, i tempi sono cambiati, va cambiato anche il modo di fare contrattazione sindacale. Un percorso che chiede di stringere un vero patto fra imprenditori e lavoratori, perché la drammaticità della disoccupazione impone magari anche qualche volta qualche rinuncia, ma per poter garantire un'occupazione che rischia veramente di rendere drammatica la vita di tante persone. Un messaggio rivolto soprattutto alla CGIL di Brescia, che ha scelto di indire uno sciopero per giovedì prossimo, uno sciopero separato. Uno sciopero incomprensibile, dove tra l'altro avviene due giorni dopo delle iniziative unitarie che faremo a livello regionale, a livello nazionale. A supportare la tesi della contrattazione la CISL porta esempi pro e contro, casi negativi dove si è andati al muro contro muro senza nulla avere, come alla Cacciamali di Mairano o alla Federal Mogul di Desenzano, o positivi come alla IDA di Pavone Mella, Italiane, Coin, SMA e Poliambulanza di Brescia. È possibile garantire l'occupazione, chiedere all'azienda di scommettere su un futuro occupazionale, magari rinunciando a un pezzo di cose che abbiamo acquisito, ma per avere la garanzia dell'occupazione. Oggi veramente il dramma della disoccupazione ci impone a tutti i soggetti in campo, noi gli imprenditori, a un alto senso di responsabilità, e perciò lo chiediamo anche agli imprenditori. È una sfida, però i numeri drammatici che leggiamo in questi giorni ci impongono questo alto senso di responsabilità.